Lanfranchi ha scritto un bellissimo libro di poesie dialettali al Mésardet. Ed è intorno al suo giardino che si è svolta gran parte della sua vita. Lì vicino è nato nel 1917 e vi ha vissuto fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 1995. Una vita intensa la sua, di uno che l'arte ce l'ha nel sangue. Un carattere generoso, comunicativo, ma a tratti malinconico, retaggio comune dei grandi attori comici di tutti i tempi. Questo è il prezioso ricordo di un attore che per la sua mimica trasformista e la verve recitativa si accomuna ad alcuni grandi attori come Govi e Ferravilla. Mai so te, quando era giovane, che arrivavi in piazza con il felchetti, che movimenti del col tutto nero e muscoli, era un piacere guardare, e tutti dietro vetture attaccati tu fra sé, e bruciavano dell'invidia. Data da mi sa che il pesci non vi ho mai fatto.
la famiglia. Allora te ci si imposta ieri, tante vere che vi si chiati. Quindi, cara la mia cognatina, è che posso per tutti. Di su, beh, te ne ha partito i solensi, che è te e eso. Intanto che ti imparai a dire vecchie parole io? Intanto carta di identità, eh? Mo ti rovi a là, col brutto broccastro lì. Che vuol dire che avrò di a torta la maglia e mi darò già le polvere, che non capo. Neanche se ne so di lupi universali. Icaro le lì ormai e Icaro lì è greste. Ah, rida, rida. Icaro! Mo che bel nome, un nome che fa ridere infinisas. Icaro! E ti diventa le belle delle città. Te. E conta il sen che ti. Infine ragazzi piccetri ne avrei quanto al pas de via che vuoi. Ah, se sta chi crede in lì, chi capisce niente. Un brocco Icaro, però un brocco abitato a venire tutti. A capire che angioli in bel smed ne moviere. A me fiole e anche ti. Zitella inconsolabile. Quindi, cara la mia cognatina, è che posso far tutti. Ti si ve, che capisci niente. E ti si incaponi, prefer ancora il vetture con i tempecco. Guardi, è chieto. Mi sento tutto a tassi. Sì. Ti si ve che gambeghite le teste, mica noi ecco. Che se me narrasse molto intelligente. Ah, sono contento, ti posso fare strada dopo. E del vuol dire pià e anche porco schi. Ah sì, perché? Sì. Perché il mio nonno quando era piccino pensa. In Francia porto solo per l'inni delle tombole. Ah sì? Sì. No, favor disgrazia. Anche a me mi so, perché io sono sicuro che ti zeve in umor che ti mi mette. Beh, ti conosci niente. Ne dica bene, che in tutti i bar. A da farsi, ecco. No, la preparatoria a scuola. A ter tanti in tre e comprendogno che quando il dottor prende il fido al t'ordine tutto in bianco, ti accardava a guarir girando per qua col vesti bianco della comunione. E cosa è voluto che si vismi? E che aveva appena 26 anni? Ecco che 26 anni. E a me mica porsi dire che la volta che tua madre la ti mandò a comprare la roba per indorare i cotletti, e ci indenne dal barnizzatore torna la porporina. Ecco, ogni tanto sente fuori sempre che storie lì, che le vece nel culo. Sì. Ecco. Però, e ne ti sbiga che dalla mattina e la sera un pacche lustrare fregher. Sì. E da quante vedo fitarsi la cambra là per tirare avanti la baracca, chi è che te ne dre? Tutti, sì, tutti, ecco. Sì, anche lì, per me, è del donne per tirare avanti la baracca. Perché tua sorella ne vuole che a pensare ai fumi, ai milioni. Sì. Mi non mai godo niente in tua vita, mai, anche mai vu niente. Sì. Ecco. Senza neanche un strasso di mai, che anche ti garisce, insomma, di rita di catera anche. Anche se, insomma, sappiamo un po' la testa esotica. Guarda, ma insomma, a guardarti un po', insomma, un marito, il fondo, lasciamo stare la testa, perché con la... Certo che anche il naso non è mica tan bene, e la dentatura, qua bisogna mettere la porta. Guarda, no? Insomma. E vi ho tutti, vedi? Ah, sì? E in fila, beh, sì. Vi ho tutti in fila. Il tasto un piano e forte, guarda. È vero che il pianoforte che anche il tasto Igor. È vero? Ma non è questo che con la bocca perché ci ha fatto un tanto di stesa al sole. Ma
Ma tutto sommato, insomma, un marino ha del poder che te, insomma, ti ci sei imporsare le chinca. Scusa, a proposito, i due, i nostri impedenti, il professore, che niente per, e mi dire che, insomma, si attirisce un po' sugli articoli. Niente! Ma tu mi impelcati una, ma tu quella. Di lui, no, niente. Ah, si è trovato? Niente. Sì. Ah, sì? Lo prove? Sì. Cosa dico? Ma di te sì che presto. Ah, sì? Sì. Ecco, tanti, queste poppe, dopo me parlare degli usi, dei costumi dei galli. I galli? Sì. Sto fendendo. E mezzere, che i galli è un popolo molto antico. Sì. 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 E che hanno un'usanza che nella festa di primavera ognuno si sarnisce la sua donna e la portano nella sua capanna. Sì. Allora, amico Dito, lasciamo sai un primavera senza il fine che vede la maglia dell'inverno. Sì, dico tanto, tanto. E lui mi ha risposto. È presto, bisogna riguardarsi. Ah, sì? Sì. Tombola. Sì. Cosa so te? Cosa dico? Niente. Cosa dico? Ma di te sì che ci penserà? Ah, penso. Sì. Di sangue non è spirato. E poi, ma di te sì? Cosa? Dammi. Mamma, di una parola che bisogna soprassedere. Soprassedere? Sì. A gara un po' lombagine. Ma te sei anche un tipo con di strane idee? Sì. Sì, un professore che legge il destino il ma. E ci hanno ispiri. Un mago. Sì. E mi velma di te sì. Sì. Che siccome che sono nasuta sotto lo scorpione. Che sì. Colpa, sto disgrazia. Bisogna che capti marito in un anno bisestile, cioè il 29 fa. Ma non corre la mica tarina se ti spetta l'anno bisestile e il 29 far vera, aspetta per la barba bianca, No, ascoltami, tiro dentro. Un bel pitch, porca miseria, e puoi portare per un bel gin in cima alla carrozza. Cola, cola, le fatte poste, primorose. Adesso vemmi, guardate dei occhi della gente, al toc, toc del cavallo. E sul toc, toc del cavallo, un rosario. Ecco che Gigi! Che la mica tarina! Se la mica rossa la potrei parlare di sentirsi di freschi! Quante volte io sto sulla strada a cavalli Crist o al Fundator con la coppia insieme! Se senti venire su e ti sospir, ti fa vondere in serie il mio raggi e il caro! Quante! Quan promisi, quanti amori ti mettevo in quella carrozzina, una volta, in ti carrozza, adesso viene il momento di cercare la macchina, il taxi, perché si fa mica presto, e viene il momento di cercare la levatrice. Beh, lasciamo andare. In dove andava il resto del serraglio? La Rosina con la Garibaldi è in andata di far spesa. Ma che non vede a cocco? Io ne vede tre ore che invia cocco da comprare. E speriamo che si andava in genere e che compra una stretta necessaria. Insomma, ne vuole mica capire. La spaventi. Porca miseria, mio non mi sono ridotto dentro un set che quando passa davanti a un povretto, al solito delle paure che fanno delle limone. Ma loro no, niente, gli impini e fumo grandessi, ne si fissano di contessi. In Bologna fa vedere svinante che spigule tirare avanti. Niente il testimonterie, gol che ne convengono pure più grosse che cletre. Mica volta l'anfla, ricordo, sì. Mi ha venduto il plixor. Sì. E mi tocca il patri di tutti i ferri a cucete.
Ma adesso basta! Se non convinno un lettere di ciò mi imparano con la scoma e tirò finché ne restanco! Addio! Dai! Va a dirti anch'io, là! Non è Plinio! Ah, sì? Ah! Oh, no! Ma senti Plinio! Ancia! Bravo! E adesso vado a cambiare! Sì! Buongiorno, Caterina! Buondì, buondì! Poi ad un monte la signorina è sempre al puberfiore da qua? Sento, beh, Caterina! Qualche zagon prima, beh! Sì, sì, ho sentito! Sì, insomma, anche lui, Plinio! E buon partino! Né pestiancami! No! Alle mica genimi! Anzi, un mica il suo tipo! Assicure che non capiasse di cicchi delle metenne le sire nel vognan sentire nominaria, boh! Ma sa capisa svenna sposlenna di garbo come lei, ambiassare mica fu! Meno male! Sento! Sicuro che cambiare! Avresti subito! Abbiassare dai, ecco! Ma sente che poesia, che poesia! Ma Caterina! Ma che sono un grappemba, là, che non ha bisogno. Sì, tra grappe, cicchi e ai, e sì. Devo fuoco sotto i barbisi e spiami le cetilene. Dai, dai. Allora. Beh, allora ci dici che la brucia e la spela del daino e la spugna. Sì. E fa tutto a me? Sì, a me da vino. Dunque, a lei lo lavei su gatto là che il paranzo fece. A Plinio vode una stargeda e una bruscheda che il paron saccata a volte. E tu vuol dire Icaro, là? Sì, hai. Icaro, caro. E poi? A siamo a posto, allora. Via di che sì. Allora è pronto, perché non sa vicino, è quello prima, capito? È pronto. A te? Guarda lì, Sì. Plinio. Con lì? Guarda lì, il destriero. E dico che era una bella bestia, dico lì. No, che lì è una bella bestia. Ma veramente? Sì, fa che tagga la mola mia, Icaro, e poter caldare il pizza d'orso a chi da voleto dal giorno di qua. Sì, basta che il voleto era qui da me. Ma te so che sono... Ma là, dammi la briteta. Sammi zì che momenti che la bestia lì la va bene per fare di bistecchia, son con voi. Poi quanta galoppersa, la sforzo in forza, da fuori fa il mondo alla bocca, ormai le vedi, come si vede giù, e la carrozza. Ecco le vere. Capisci, Plinio, che ormai Icaro le intervisco come me. Ma in suo tempo, quando era giovane, che arrivava in piazza con il felchetti, che movimenta il col tutto nero e muscoli, le era un piacere guardero, e tutti altri vetture attaccati tu fra sé, e bruciamo dell'invidia. Adesso capisce, e la carrozza è sempre finta in antichità, gira per la città, e la gente la ride. Tutto cambia, caro mio uomo, anche neanche più pesa. Al giovedì in co, tutti come, in dovol di fondare Dio la sa. Manca il fiore di mia sorella, al semis a fabbricare diavolo. Cosa? Oh sì, al monte che si dette chi traperi, chi motorelli. Che danno tanto fastidi a Icaro e bisogna sopportare. E che da volte quando mi incate e cucciate, cavà per strade con col trotarinini di Icaro. Sento proprio che oramai siamo tra passare la nostra stagione tra fine. Non è perché era il mesicin, siamo di uomo in seduto a terra. Sì, e dietro in maggio la senta l'ora, tutti, i fini in pre, i preti vanno via con quella cosa, con la valilla. E capì? I vanno via, i cosi, i politicanti, i vanno via con un piatto mobile grosso, con scappamento aperto, per quattare tutti i promessi che hanno titolo anticomissi, capito? I sposi corrono anche loro in taxi, a sposare perché sennò gli vengono pure in tre. I morti, poveretti, anche loro, vanno ormai alle vigliette in automobile,
e le andrà via che la sua limbo in paradisi ma tra me il servizio postes prima immagini col distributore benzina e oramai carattia siamo vinte di antichità gira per le città tutti in macchina tutti in taxi a proposito del taxi stamattina intanto che sono andati contro per fare classione hai visto vostra moglie con la Garibalda in taxi e li parti? In taxi? No, non ti che visto. Oh, l'oggi, grazie a Dio, i nostri che hanno ancora volettessi, eh? All'era la Rosina e quanta doga che stava seduta là in tal taxi. Ecco, con gli signori, con mia combinata. E butti i soldi in tal taxi per dare la povera in chiozza della gente. Gli fanno i grandi e poi magari si gira l'andà mesetto stretto in decenne. Mia madame a guadagnare quattro bagarrù e la regina d'Aitù la sparmetta ad andare in taxi. Un quel buzz di giochetti raccolta. Ah, sì. Sì, ti raccolta tu. E poi scrive al presidente della Repubblica che mi paga cavaliere per aver liberato la piazza delle mie costa le vera da voi. Sì, è trida. E poi la grida, eh? Se mi siamo detti corti, volti. Ecco la graffe. Beh, dimmi un po', Cucrese. Che succedeva stamattina? Fatti per i taxi che andano in giro, invece che non vanno i taxi che li ha visti in taxi. Oh, me veramente non so niente in taxi. Come te, che ci sei che me l'hai vista? Oddio! Hai orde brullo! Hai avuto un brullo, hai avuto il mio cosa, che mister? Cosa che ti chiami? È la grappa, ma che mister vedrà, ma che mister, che la vuoi un ma che bravo, ma costa chi le cose, di le cose. La cosa! Sì, le cose di no. Ma sarà pericoloso? No, no, non sia pericoloso, stammi capire. Ma che vergognamento! No, sì, sì, no, va anche in farmacia, stammi capire il soppellet davanti. No! Dottore in farmacia, fate un controllo di. Sì, ma prima pagate la grappa da vola? Sì, può venire il pene. Sì, sa dove smorire, ma il venerdì. Dai, dammi di appeso, ma guardati stella maniera di salvare la gente. Meno male che è successo con Plinio. Ma sta attenti che è successo con gli estranei. Nel canaricetto, non voglio restarsi sediti chi pasti stelle, mica. Non siete che tu, stelle, per parlare a nulla. Permesso? Avanti, chi è? Secondati. Grazie. Scusi. Per caso è lei di signor Vitorino? No, non per caso, ma sono mio. Ha bisogno della carrozza. No, grazie, molto gentile. Ma qui da lei non abita per caso un certo Candido Menappo? Sì, 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 è il professore. Ecco, è proprio il professore. Sì. E vorrebbe annunciare che c'è qui Ernestino. No. Parla di lui, E il mio barbaro Slesor la manda? Sì, perché vede la mia manina dei segni così ben marcati che spero che il professore non avrà difficoltà nel leggerla. Volo il sapere se la somorosa lettenza? La vorrò io? Oh, no, no! Anche amica, eh? E neanche la voglio! Non voglio sapere soltanto accanto a me! Beh, di volte in tacca una donna è utile, vera? Per attaccare un bottone, per uscire una tecchela, non so mica. Ma per questo basto io. Pensi che io lavo, stiro, cucio, spazio, scopo, sì, e poi alla sera quando mi rimane un po' di tempo ricavo tutte le iniziali sulle mie camicie. Sa, io sono un uomo, ma sono anche una brava massaia. Io me l'ho capito. Vede, io sono un uomo a tutto fare. Ho capito, ho capito. Non vado a lì, a chi pigliette, da sincente, da camelle d'osse. Buona questa! Buonissima! Ha detto il professore che può ben entrare. Ah sì, allora, ecco permesso. Secondi. Che seconde per
Ecco, vado, con le mie ne cura che ti sbimbrito di sturo. Toffe! Ah, sì? Le velo, tu, simpatico! È per San Giorgio in Borghesmo, le velo! Care le mie Catarine, mette il cur in tese perché lì è niente a terra. Sì, 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 per lo sni del melenco. E spodrisdere invece che lui! No! Proibito dalla legge. Beh, ma cosa dici? Con il badoc lì, un tipo fuori serie. Beh, come so qui? Neutrale. Oh. Sì, è una parola a spiegarla chi l'è. Ah, queste poche spedite che il professore ti ha parlato del gas. Sì, sì. Ecco, fa conto invece che col mio sia una galena. Oh, va là, mille per un nome anche bene. Appare. Ma in la sonatura, vedo, a spuldar che possa naso un galet con sopra la cresta, capì? Ma che in punti. Sì, invece una galena. E sai dire un gatto a paio? Che calpa che io non ne so mica, ma certo che con il galetto almeno fa mica sicura. Ah, ma mi sa che ti tappi un po' pure ste metene, te voglio scacciare. Catarine! Momentati, sbrucano giù! Aiutami! Almi del purgatorio, preghi parli! L'anne buona che spentor di sola. Oh, bravo signor Luigi, proprio lei. Ha bisogno, professore? Sì, non avrebbe da cambiarmi 10.000 lire. No, se arrivava prima ci arrivavo, ma li ho dovuti dare a cos perché non importa, non si allarmi, signor Braga, sì. Poiché non può favorirmi 10.000 lire spezzate, favorisca prestarmi 10.000 lire intere, ecco. Ecco, sì, poiché devo rimborsare a quel giovanotto le sigarette che mi ha gentilmente favorito, le darò queste, che naturalmente l'autorizzo a marcare sul mio conto. E ci ricordo che c'è anche il conto della scrittura, sa? Ah. E anche della lavandiera. Oh, metta pure in conto senza riguardo. A fine mese salderò il tutto. Parola d'onore. Speranza. Lasci un po' che guardi. È sporca. Ah, perbacco! È una mano che parla. Ma sì, che guarda come sta per bocca. Nulla mi sfugge, non per niente mi hanno definito il radar umano. Ecco, sì, lei dunque è nato sotto il segno zodiacale del toro. Sì, è il 4 di maggio, è il giorno di Santa Monica. Precisamente, è fortunato, signor Braga, fortunato. Con una mano simile si può sorridere alla vita, me ne compiaccio. Che il professore non si stia a disturbare. Oh, ma cosa vuole? Sì. Nessun disturbo. Sì. È la mia arte, la mia professione. Sì. Però con lei ho motivo di usare un trattamento di favore speciale. Sì, vorrà dire che per le mie competenze mi accontenterò delle 10.000 lire prestatemi. Cosa vuole, signor Braga? Un'inezia, una quisquiglia. E pensi all'avvenire. E pensi anche che lei ha una figlia dalle eccezionali qualità medianiche. Sua figlia diventerà una medium unica al mondo, capace appena messa in trance. In trance. Di rivelare i più reconditi segreti dell'aldilà. Che là sente il professor che mi è il stregonerini con me in cardù. Ma lei non sa quello che si dice. La sua figliola può essere un soggetto ipnotico da guadagnare milioni. Ma come fa a saperlo? Cosa vuole? Il mio occhio clinico. La sua figliola, vede, è la protopatogena sensitiva che occorre nelle grandi sedute di carattere internazionale. Ah, sì? Vedrà se mi sbaglio o se ho ragione. Ma per ora...
e discrezione, mi raccomando. Addio, signor Plaga, marito e padre felice. Mi raccomando. Addio, 10.000 lire. No, oh, ecco chi la tribù, eh. E Maria Santa Costa e Pizca. E vive, mamma e Luca, si pida bocca con mamma. Taglieggia! Fate, ne vedo qui che coglietto! Così grandi, caro mio, così grandi! Sì. Il sogno fatto realtà! Oh, guarda quante robe hai aspetta! Beh, fammi piacere! Garibalda, almeno ti spiego un cosa. Ferma, che... un momento, ascolta un bene. Intanto in co, colei che è lì, la ne stiamo mica e fu Garibalda. Che ne preso un non detta società. D'ora in avanti si chiamerà Gari all'americana. Ah? Sì, fa molto capri. E perché mi butta via? Se non riesco a ricordare con nomi minuti e se con Garibaldi. Oh, oggi non c'è Garibaldi che tenga vita nuova, cara mia ragazza. Cosa vende un peg in platista di andare? E forse è successo? Spiegheremoci fra breve. Mo accordo ben caro il mio consorte che in Clacacchi tutto deve cambiare. Anch'io voglio avere il bagno con le mie piastrelle, il borotalco da spolverizzarmi dappertutto e poi voglio la permanente a rame, che sono stufa, la capillera e chi, e poi il manicure, il pedicure, i messaggi da far tu, senza che ti tappi da brangoniero vero Dignoli, sei mi teso? E chi è Peghe? Tu non devi pensarti. Di è chi era fuori bagarro? Quella lì ormai è un'entità trascurabile. Oh, io non direi gatto se non è nessuno. Beh, fammi un piacere, Catarina. Va chi sotto al droghiere. E va a telefonare con l'unico adesso che una cabra è partita. Ma non può piedi andare, beh. Ma no, ti resta più adesso, la mamma gli spiegherà tutto e da allora capirà. Sì. Ecco, sì, voi altri dopo. Voglio che tu andi della contattoli su un po' di pagotti, sì, anche a costa, che a costui qui ce lo faccio capire io. Io ce la faccio capire. La capirò una. Fare ne tuo giro, Catarina. Cara il Megigen, il destino ha cominciato a sorridersi. Senta, Rosina, mi sono un po' disgraziato ormai che di volte mi tocca d'annunziare anche a un sigalen per tirare avanti la baracca. Ma mi piace dormire, mi sono tranquillo. Senta, hai pagato il taxi? La pagare tutta sta roba qui? A gara mi un tocco di fastidi? Povero Marello, ma come si vede che non sei nato plutocrazia? Cosa? La plutocrazia, io dico. E le malattie nuove? Ma no, beh, che l'oro, la grana, lei. Santa Maria, mo senta cosa te... Costa chi le meningite, lei. Ah, qui ve la tira le meningite. Sì. Povero, mettali costi a me, cicche. Poi mi no. E che dite? Sì. E non sa ver chi è colui il quale sbrodo la partocchiola? Beh, fammi piacere, parli in dialetto, mica vi spiega. No, certo, dovremmo vi farci parlare in lingua. Sì. Allora, non sa ver chi o no? Sì, non sa ver. Ecco. Allora, non sa ver... Calettore! Chi? Calletto Mazzini! Chi è col spianto? Che piega? Non la so il peato, ma là. Che te la mole? Capirà, un po'... Un bravo ragazzo! Sì, e sì. E voi a tavola? Sì, e seri? Finché ne vuoi, ma senza conquibus, che farebbe fare a nostra figlia una vita melconsa. Dai, gliene parla sempre, per il dialetto, capisci mio. No, come le dico, dovremo abituarsi a parlare in lingua. Sì, anzalmi. Allora, posso spiegare? Insomma, questa sospira parrocchione di gelle niente fa po' di meno che il fior del commendator Mostardi, uno dei cacciaforti più imbottiti di tutta la provincia. Ma sto mica di del stupido. Proprio, Gigi, proprio colui. Pensa che il vinna morè dremmi in pernio. E te ne da parto. E il sospira. E si è fatta merle. E ti?
Pensi che il fiore di un sciorasco compagno possa sposare le fiore di un vetture. Ma che discorso? Ma siamo in tempo di democrazia, beh. Sì, saluto un tossia. Mi ha fatto una cosa poco igienica, poco fattibile. Eccola. E lei, poverina? La Garibaldi con il disle. La Garibaldi. Lei la Garibaldi che asserisco il bagagli, col carletto lì. Sì, amo, cara. Mi l'ho fatta ragionare. L'ho fatta ragionare e va fatta capire che fra il suo e mir e anche un po' fra il nostro, insomma. Far vivere un po' più tranquillo. Non penso. Pensa a tutta la vita stenca che hai fatto fino ad essa, a tutte le tribolazioni, a tutte le fumere che ti mangiai in ciò il tempo, cioè da, con cavalastra. Beh, mica scrivi di carità, eh? Sì, caro, ma di seto che Icaro. Ah, garre, ma l'anima spring. Sì. Anzi, per far invidia a tutti c'è 220. E mi è ti verrà stravacamente un let matrimoniale. Potremmo avere il nostro libretto in banca con gli assegni circolatori. Che fisso cosa che ti dico? Che fisso? Sì, sai cosa capis? Che si trasfola la sera in til nubli me un disco l'altro. A te da dire con po' mesca, sì, ragazzi. Sì, la canta trifola. Quelle parfose anche mi ha fatto spese fuori d'ordinari, ha chiamato il taxi, insomma, per metterci in rango con colui e per ne fare la presa di stress, capito? Stanzo di solda? Non li devi. Beh, ma senti che la testa è dura. Ma senti che chiedi migliore in vista. E spinge! E vedrai. Va a camminar bene, mia mia. Ecco, sì. Ecco, sempre il sali. Sempre trasferito. Sempre peore, sempre peore. Non è mica che te pensi. O te, che se ti avessi avuto un po' più coraggio a storniziare in spiga l'ultimo vetturento ti gira di tutti. E me ne vado. Bravo, sì. Coio. E tu sarai sempre un miserabile. E miserabile fuori lei. Magari, magari, a potessi morire, perché mi son mica data e vivo la vita del Girondinco, mi appartiene a un'altra epoca. L'epoca di Betturen che purtroppo viene tra sorviros con tutta la vita del Girondinco. Mi son mica data a viverla. Ma tutta la famiglia ormai da mica mi resta che Icaro. Aspetta, la tira via perché sennò si impasta a vizio anche. Guardo lì, una bestia. Adesso capisci perché quando vecchi un serai tutta la gente la va. La va a mandare per tu il bestia e c'è Maria Feroci. Mi non posso dire niente, perché anche ti perché pensare sono 50 anni e tribulare per tirare avanti la baracca un giorno e capirai che il sacrificio fa per il nostro fiule e sarà stato inutile. Ti fa smettere voi e mi no, mi arresta mica il mio cavallo e basta. Oh, ma insomma, dite, ma ascolta. No. Ma come mi ha detto? Ma cos'è di tutti questi? Sì, ormai, niente, è un bel affare. Beh, quanta bella roba gli compra! Sapete mi spiegare, mi avete fatto fare il verso con la mano lì del cielo? Sì, che roba che avete fatto? Sì, oh, buongiorno a tutti! Riveriti! Buongiorno, professore! Ah, guardi, signorina, che più tardi avrò bisogno di lei. Va bene, professore. Sì. Io, come dicevo poco fa col suo babbo, io intendo eseguire con lei un difficilissimo esperimento mediano. Ben volentieri, professore. E se riuscirà, signorina, le assicuro che potrà guadagnare milioni a palate. Buono! Parola d'onore. Oh, bene. Bene, ora esco con questo signore e ne riparleremo dopo. Ah, molto bene, arrivederci. Ecco, di nuovo, arrivederci. Buongiorno. Buongiorno, signor Luigi. Io 10. Dieci! Arrivederci! Io 10! Al vinto il tiro dalla nostra Bertola! E visto si può guadagnare anche con il professor? Con i bambini con su desmi la troia scalvega! Ecco! Sì. È il solito pessimista! Non è mica questa testi! Guarda! Soltanto lì è grande verdi che posso partire! E posso anche dire che tu so che... Avanti! Capita proprio il momento giusto! E dispiace vendendo?
Capinone. Oh, per me. E a lei? Oh, per quanta io. Per chi la conosce la sia mica tanto bella, vera Gardella? Ebbene, potresti dire un po' a piacere cosa è successo? Niente, niente, un po' nero, ecco tutto. E pensare che il corso era gnocchi con tanto entusiasmo. Il corso fu la promozione a vice capo ufficio e mi sono detto ancora a di genitore della Garibelli e di che entra l'anno si sposava. Ma sente, 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 di. Ebbene, ma non sa nemica che mi è la Garibelli da... Sì, sì, non pareva di aver sentito dire che lui che teneva dremo. Ma? Beh, pensate di spiegare da lì. No, no, minchi, cose qui è dentro me, il tuo capo e copeci. Oh, si spiega di il capo per mia, Che bel capo per mia, se mia mi c'è un brega. Ma chi dentro chi porta i breguzzi ti, quindi raggio te. Beh, allora senti il bolmiche dirti, che dirà chi mi sono la mia vada vedo se mi chiude la secca al me, da con permesso. Cos'è tutto questo lavoro? E vuole spiegare a mio modè, per piacere? Doc, ma te se vero, che chi il doc era chi? La Rosina e la Garibaldi, sì, vuoi dire, insomma, mie sorelle e mie nuode? Beh, fin per l'amor del signor, dato un taglio, perché è me per nessuno la signa da te, va bene? Le misure che ci sono e te dico che lo farò. Ma vedo che le mie sono finte da papà rotte qui con le dietro. Ancora già, mi sono voi miei donne, attacchi il mio soldato. Che fosse so, chi fiori e che sei sera, che giove. Grazie a donne, donna a voi. Cos'è caduto? Mia dico soltanto che se qui sono a scuola, in dove insegno e vi intervento, mi va subito iscritto. Cavolo, che la muta dire quella signora anzina, come moiera, branconiera è all'ordine del giorno, specialmente in co. A me sono accorti che aria burrasca in giro. Sì, e il motivo è lui. Mi? Sì. Che guarda, mica di subito, se dipendisse da me, mi dare subito il permesso perché mi si va. Perché è un ragazzo serio, ordinè, educè, poi a lavorare. Ma che questa mese attraversa di mia moglie, e che se ti in mente di sposare la Garibaldi con un milionario. Allora che in quel chilometro in giro? No! No, ne ben milfa che sei illusa perché il fiolo di un milionario la da uno c'è da me fiole, allora secondo lei la ferri le vede fare. E la Garibaldi? Non l'ho mica vista, appena che mi dentro lei si è messa a caragnare, donca cola le prove pubile che le volve a lui e che le torna anche in tetti camera del cervello. E perché non intervenno mica lui allora? Ecco, caro lui, perché mi ormai chi dentro sono finte come il sardegno, sa, chi grompi scatti anche dopo chi è morto. Io ormai sono un po' vorrei rimbambì, anche pubosa in capitolo, ma se pisa il sapore. Se che mi si so anni, e vedris lui. Cosa fai, so? E daris un etil starce di cle, e se ricordris un pes. E credo che mi voglia perdere il suo fiore soltanto per il grandesso di sua moglie. Oh, sì, e mi piace un po', sa. Sì, però secondo me bisognerà prima che mi parliamo. Sì. E se questa maniera molaro tu smetti, tirano subito il bo, sa.
No, Mindy mica arriverà col pont lì. Ma se la Garibaldi le dà la meperta, giù la molmiga. Costa e dare un sacco di pugni al milionario. Ma che lenne che tramiga? Le mie maniere, le mie maniere. Cosa ci sei? Allora il vedrac la catè al pampri sodente anche a lei. Ah sì? Sì. Ah sì, che ho fatto, che mi dica? Che aspetta che la ciapa tu par tu. E poi? E poi? Agnin di quattro. E poi? E dal far capirmi che sono mica un stupido, magari con la stropa zangonella. Volendo che una stropa zangonella farmi morire. E ne va mica che la ciapa pugna? Magari. Beh, adesso bisogna mica esagerare. Non si esagera mai con me morire. Sai cosa è colpa proprio? La reggio, è gul, butti pugna sotto le belle slette che mi cappano, con di palla boccia, già, che si strugge, due, tre, sì, tre, finito. Ma lui fa sempre così con lei? No, io no, perché ormai io dai dimissione da marito ufficiale. A voi lo scommetto che mi chiedi scherzi? E intanto il pietre anche le lingue. E chi la Garibaldi mi ha scusmi? E di col che vuoi, no? Parola d'onore di Carletto Manzini. E guai a chi si ritira. Che è lei per amico. Forza e coraggio. Ne manco mica c'ho GG. Allora, al saluto. Carletto, che il fratello di me. Certo. Arrivederci. Un vindice avrò. Oh, si vendetta tremenda vendetta di quest'anima in solo desio che quel pirtigia l'ora s'appretta il vetturino col pirti saprà. Siamo a carnevale, ogni scherzo vale. Sì, le burrette, ma cosa tanto? Sono la voce dei vari esili. Sono le legore, ne vedo mica. Del vostro, ma cosa che fate in prima, eh? Sì. Ma che tu... Che pensa in che sia la fortuna davvero un seno a milioneri? Perché? E ne viola che vi sarà sempre in automobile. Sì, 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 e anche forse in aeroplano. Che sa, beh, che fra so quanti anni vago non fai più a lungo e già me ne fatti in prove. Beh, perché no? E chi men che ti ha in la donna? Perché altrezza via verso la luna, verso Marte. Magari. E no, caro mio, non che sia un compagno e me la spinga scappare, mi arresti con i caro. Se farà la mia se tutti gli occasioni per vedere, no? Sì, ma beh, davvero, beh? Ma che? Ma che la rosina e il soffiole, poi mi concorre tutte per!
Ma dai, un basino piccino, ci scappate, fa il fede, a me, a me, io ti scappo. Ma sì, si sta accorgio? E le vendete più che sta mia cocco che è successo il trenote? Beh, ma quello ormai le passa da su. Sì, ma caro mio, che l'anticuore me regno a me. Ma non è così, Nexe? Ma niente, c'è una cosa lenta, ti? A farò scappare del petulio? In tal frada del mese, e inattesamente equivoco, c'è un di clora. E poi farò sportare in colcia sa rolla di carabinieri. Tutta notte! E te c'è niente, ti? A guerra di scarafas che parava un galoppo, ti? Sì, io capivo, alla mattina buon'ora, i San Molè che si te posso unire a casa, c'è chi te dice. Sì, ma che vergogna, fa col che sono dito in quest'ora. Ma cosa sani può dire? Che è proibito farsi dei complimenti oltre cortina e che certe cose si fanno in un posto arato su. Dunque chi è se mi fa quattro muro anche al su e loro dai, vai, è vero! È vero, ma che vero, brutto maestro! E per tenerle che le do! Ma che pena di stavere, chi? Che pena di stavere! Chi? Zi la meocchina, vedi? Metti il meocchino! Via, via, senta. Se stasera penso, mi accompagnerà dalla televisione. E basta che sia carrozzella? Ma che ti senti a bestia? Mi carrozzella le cose mi è sputtù. Bene, allora cantiamo, ah? Sì, sì. Di, senta un po'. Me vanno i pazienti chi in cava, Per distruggere una gabbia di mare. Beh, dice poveretto e porta il letto in plastale e dorme con il carro. Ah, qual è il suo capito? A che steierca? Avrà già una stracciata Iscaro, con adesso la polvere in tasca in galù. Ma chi vuole? La Garibalda ogni tanto le grida, la fanno belle gridere, e la Rosina invece la vive il grandessi. E poi le gli dicono che le sceme qui dentro sono me. Ma ste milioneri, ce l'ha ancora fatta fredda? Mogliampi tu, E la Rosina la continua ad essere la doga. Sicura? Mi fa che dir, voglio, in tutta illusione, cara la mia ragazza, tutta fantasia. Ma lei la continua a dire che adesso ci abbiamo delle amicizie tologate, delle amicizie molto in su. Ehi, e tanto tu che ne sei degnato. E ora dite sì, le volto le due canali. Cos'era? Mi non mi ancora che pisple le droghe far buvedo, far al bagno. Non mi mando la pisple le droghe. Poi ad un montello se mandismi chi dita a guardare spina per l'alveda. Ma Gigi non dice niente. E con che il diga, poveretta, e continua a mandar giù e basta. Mi lascia che sia chi costa questa sentenza. Buongiorno, Gigino. Un saluto. Ma cosa bevo? La gasosa. Una gasosa di storecchi. Agnala prenditi il budello. Ma cosa? A godir maci in capelle da sfogazione per tutta la vita che il dottore mi ha detto che ho bisogno di rinfrescarmi. A sé io con la gasosa in giasso. Bravo. Allora quando è pezzetto il pomè, a buzzo a me sbicera granisa da sciò. A te bene bella smorzata che si fa col damigiano e ci che spoma. Aspetta, sì. Mi vado a preparare il caffè là. Sì, stai attenti di mettere mica l'arsenica al posto del zucchero. Ma ci nico sta mettendo, non so che ti sembra bella. Sì. Didi, Naxin, per puntare avanti. Non la fermo perché sennò è per capire. Poi insomma, ma come fa a vivere quella maniera lì? Dormire con una bestia, di. Tinta ancora capì che stare in mezzo alla gente e si impara a conoscere i bestie. Oh, la saximo mille crezzi. Ma si vece ormai. E non è mica che un bruttore, un puttato di caspela,
I dovi senca termoti in testa l'attaccan calà. Non pensi un po' a fare se grida a tutti. E grida per me. E ti attratti gridrisa per me. E se ti gridris da don, se dovis morire col disgraziati. Parlo di Anna, vostra moglie, la vostra fiera, mica restai disoccupata. Ma sì, pari sono una gnolena per terra, la polvo in chioccia la gente, per far caso fino a dolorare. Ma in tal me case, chi gridris da voi per un bel peso, vieni creditor, come si va? I pari sono di la gornò grosso meglio di piscio. Buona vi sempre a voi a scasserti. Ma insomma, ma perché te non mi vica in casa? Mi dispiace vedere Maxime il rito. Ma il rito? Poi sì, insomma, dormire con un cavallo, con i cavalli. E se tornisco con loro, invece con chi sarisce, beh? Invece che con un cavallo, sarisce con una mula. Agora mettrici in te capi, no, no, no. Finché il coso va neximi, sta chi da sta. Oh, fammi lo se fa, pensi? Oh, guarda cosa sta davanti a stare al mondo. Va. Ah, meno male che te sfada. Si partò di sgaccia e sono ancora morto. Amo scampare ancora poco e sono continuo a vivere in nastale. E le proprie qualche sera delle dio di ste po'. Beh, qui è messa la so e va a curare le bestie. Puliste me con Savici. E chi è lui? Con Savici. Ah. Allora è da pulire con Savici? Sì. No, puliste me. Con Savici con l'attenzione. Ah, mi busa, spieghi c'è, no? Dunque, le necessarie che mettiamo a posto il cosi. E sì, ne spol mica andare avanti. Guarda, ma guarda che camisa che dos, la che tutta il lutto intorno al golet, la che. Fu sol da buon lutto che mi intendi mi. Preso te dritture che morisci. E lasciami fare la provvidenza. E ben confortate in te, quanta coppia povera fiula, là che... Ho l'andato però spendire il milionario, ho l'andato sotto l'autobus. No, calle ancora come prima, ma le salte fuori di letto, che mi tu scombusso le niente, una roba niente è credo, niente è credo. Mi quando pensa giù che preferisco morire. Am sbagliato in Roma, ancora a capire che tutti i tuoi progetti vieni ad andare a gambi bravi, eh? E lei sì? Sì! E allora tutti i tuoi mani grandezza, tutto il fumo e tutto il fuoco che ha di dito e si trascopiera. Purtroppo! Signor, e ti ringrazi! Dice mica che bella notizia per te, contento! Potese, perché sono contento! Forse sei lì! Cos'è che? Di debito da pagare con l'ilero da prevedo l'era! Ora, ma ti che tu mica posso immaginare cose capite a nostra fiola! La caribana? Che sì! Che? Cosa che capite? Povera lì! Non so come fare a dire, mi tanta grossa, la bella. Beh, comincia a parlare, certo, perché ti posso preferire Icaro, ma quando a strada da Garibanda vuoi sapere cosa è successo. Dimmi. Di te? Ma se mi avrebbe interno o no? La Garibanda? Sì. E chi è l'Alfredo? Ma? Cosa ma? Un pedro che pur te esce, ma? Chi bagaglis fa mica da loro? Ma le ben costa la disgrazia? Ma che disgrazia? Ma non capisco mica, nel segnale, nel sangue. Beh, sente, Rosina, che tua sorella le sia col granello sconquasso, né un pesca, insomma. Ma non sono altre convinto che c'è un difetto di famiglia. DJ, credo, le labbrità.
Ma ora con te tu brasa, là, là, là. Se la garibata non costa a Dio, vuol dire che quel tuo camice è il serpente. Ma chi? Chi che si imposta con me o in casa? Carletto, l'empesca nel vede più. Cleto, anche a me il parletto, mi sovviga. E va bene, allora bisogna chiamarla e sapere chi è il vero, no? E soltanto lei se può dire, no? In dove è la cuore? No, lei che so cambra. Allora la c'è. E perché lei scappa mica? Garibalda! Sì, papà. Venghi subito. Vengo. Ci vamo a Normando, esigenza, sta Kelum e usa da riverci. Kelum, come? Dopo col cattolino. Papà. Becchi. Sono qui. E scegliere con me. E perla c'è! Sì, ecco, mi dispiace a cattarono d'accordo con tuo madre, ma dopo tutto le clamati e consigli anche me a parlare. C'è. Ma cosa volete che vi dica? Ormai sapete tutto. Capisco anch'io che è una cosa neanche da credere. Non si vede che al mondo tutto può succedere. Allora, le vede? Sì. E pensare che va a lavorare sempre il matrimonio con il mio impostante. Invece la mostarda la tua compina dell'altra. E se la dirà con Tomanic Grandassi, o il fumo, col milione. Senti, cara le mie ragazze, adesso bisognerà pur che se ve me e chi lì è il pedo. Papà, credimi, non lo so. Mi sono i partici, a son testa. Mi costano le 20.000. Cosa vuol fare un credo, beh, che gli occhi di teto o me dotta buon bruntito? Da quanto non te bondi, ragazzi, ne sfammica senza che mi gemi tu. E la pianta di pendalate non risulta mica che l'abbia nel ventello. Ti giuro che sono innocente. Ma se si trova un fio? Almeno sembra. Ma io non so niente, proprio niente. Si nasce, è stato concepito senza che me ne accorga. La sento? Ma dite sì anche a me, beh, ma dite sì. Ma chi chiede il preparatore? Chiede perdono la commissione. Sì. Ma qui svolgere? E me viene a dire, papà, sono mamma, e se ti danno che gli albedo ti tricono, non ne so niente. Ma si te andare a soffrire. Eppure è così. Sento che sarò madre. Ma per il resto non mi ricordo di niente, assolutamente di niente. Neanche che... Insomma, mia, dico un putino, non sono mica per posta, per telegramma. Se ci vuole, diciamo di cazzare borse. Cosa di? Svede che c'è il suo pensiero. Ma come dire? Allora scorbuglio il dico trucchi se lei non sa mica chi gli è il pedo. Ma le catarfi un etto. E poi dal favore un gruppo in tel fesoletto. Se vorremmo dire la verità ne sei portata molto distratta. Siamo in una distrazione di cose. Beh,
E Putine, a t'accordare almeno in quel particolare, so che ben mi, a zitca te, di volti, ad nascosto con quel dono, magari con Carletto. Ma no, mai! Con Carletto poi, meno che con qualsiasi altro. È tanto che non lo vedo più. Ma quando ti insita corte? 10 giorni fa. La nausea, un lavore, le gambe che non mi reggevano più. È stato dopo quelle 3 sedute spiritiche che ho fatto col professor Minafò. La Nara mi da fatta indigestione fanteso, ma di... Aspetta, camisato, che chi in clefecinde chi è dentro il professore? Minafò? Proprio, lui. Mia vuole avere l'impressione che è dentro in clefecinde. Al scuro, talordo, silenzi, chi l'ha intorno in piede. Basta, mi sbaglierò. Guarda che stesse lui combinare un lavoro compagno e garantisci in mezzo al mondo di fantasma, magari manca lui e me. Stessa lui da qua, scranevi che il fatto intero è il decidente. Ma poveretto, sei sempre stato così rispettoso con me. Ma quando ci deste, Non senti quando è ci indormentete e lui fa per cattivo, canna voglia. Amici, c'è il fresco a pensare una cosa compagna, non sa che ci so, tre. Oh, buongiorno, arrivederci tutti. Oh, professore, guardi lei, capita proprio a bomba. Speriamo allora che non ci siano esplosioni. Oh, non ci mancherebbe altro, sono tanto delicato io. Che mi dica un po', ascoltare che possa nascere un fio da un fantasma? Che io sappia, non è mai accaduto. Un figlio da un fantasma! Oh, che discorsi sentimentali! Ma teme per esempio che la medium la sia innamorata del spirito. Non potrei spiegare che ne si su un fiore? Quale conquista della scienza occulta sarebbe? Pensate, la procreazione traslucida. La riproduzione per fluido dall'occulto. Allora, chi incamaglia i propri tre succede qualcosa di simile. Cosa? Come? Con chi? Per me disgrazia lì con me fiola. Come con la signorina Garibalda? Sì. Mi ha detto che se ne è accorta dopo le sue sedute spiritiche. Dunque, se lui ne può mica di far sicuro che un fantasma possa farti lavoro lì, la colpa non vuole so che so, e se lui ha fatto un lavoro con quei garantiche e fa finta di lui un fantasma. Ma io le giuro che il mio contegno è sempre stato onesto e riservato. Ah. Ed Ernestino ne è un buon testimone. Il professore fa una cosa simile. Io boh! Metto la mia manina sul fuoco come scivola e anch'io non ho toccato nemmeno il dentino dei piedini suoi. Nemmeno non credere senza che me lo giunghi. Ma voglio avere in guaio con le donne. Allora quello per te. Il caso è veramente sensazionale. Stavo pensando all'ultima seduta. Me la rammento come se fosse ora. È stata quella volta che ha messo la medium in comunicazione con Paganini. Precisamente! Sì. E che seduta, signor Braga! Mi immagino! Pensi che lo abbiamo sentito suonare! Sì, le streghe! Con il violino? Certo, perché? Ha dato il risultato, pensava che gli scambiai gli strumenti. Quale interrogativo mi si presenta? Si può anche pensare che per una ignota forza magica l'ectoplasma di Paganini attraverso il fluido medianico abbia provocato nella medium un potente risveglio dei moti sensori tanto da renderla affascinata, innamorata e sedotta.
Ma pensi, pensi, se ciò fosse la scienza occulta, rivelerebbe un aspetto da rendere stupefatto il mondo intero. Sua figlia sarebbe un fenomeno, io un grande rivelatore. E mio suocero di Paganini. Ma già... Nella sua famiglia il celeberrimo violinista vi è entrato attraverso le sconosciute strade del mistero. Ma lei, signorina, non conserva un ricordo vivo di quella seduta? Non altro che vivo, è un ricordo che durrà un mese. Ci lascia che parli lui. Che bravo, lascia parlare a lui. Stai per parlare a lui, caro Dio, e fa credere che un tebile mi sa attaccare una scrana e poi si parla su un comò. No. Mi ne credi mica che il pecolone è di lì, e col pecco se partirmi. Io, signor Braga, non posso e non voglio portare le sue convinzioni. Sì, perché Nini sarà stato un gran buon sonatore, ma per far di più bisognerà capire ancora il mondo, mica un fantasma. Il mistero dell'occulto è talmente denso che è impossibile affermare o negare che un trapassato possa anche per tramite medianico riprodursi. Chi può affermare, signor Fraga, che nelle recondite pieghe del suo essere non si celi un personaggio del passato rinato in lei per metempsicosi? Ma voglio raccontare dietro a chi parli lì. Mi sono Luigi Braga e basta. Ma lei lo crede? Ma che è scritto anche in carta d'identità e stai civile. Ah, ciò basta per la legge, ma non a chiarire i segreti dell'aldilà. Lei, il signor Braga, potrebbe essere un redivivo eroe dell'antica Sparta, oppure un sultano turco, o anche toro seduto. O Bettiste Benè. E poi nel toro seduto la vedete ai soparini più prossimi. Ma io ho fatto un esempio e nulla più. Ma mi creda, tutto può darsi, tutto! Sì, costi chi, care lui in ciaccio inutili, chi bisogna concludo. In che maniera? Ma mia pesche prima tutte necessarie severse nostre fiole le da buon mame. Perché, anche ammettendo che il fantesimo sia ste buon combinare col lavor lì, che da vedersi tutte regolare. Sì, insomma, che dovessi mica essere un fantesimo, hai capito? È giusto quanto dice la signora Rosina. In questo caso loro occorre lo stetrico. E allora vestito che porta a fiola del nostro, no? Oh no, perché era? Ma che mica mi ma c'è stato qualche giorno. Adesso non sto male. No, cara, no. Mi vuoi stare tranquilla lì. Ma vuoi mica che ogni tanto sento pure qua tanta, mica è poco, eh. Allora, chi va con la di dietro che ne non ne sa mai. A giorno dei conti va tutti i giorni alle 9, io vanno in Plelloni, vanno a Carnarda, i giorni intorno a Saturno, e gli disvolanti. E perché no? Ascoltare che il fantasma Paganini sia io e proprio in canotta, niente. Prova ad aperto le teste e la cognizione. Va subito al dottor Contometra, va là. Sì, che si fa tetti calvini, se mi viola, se aspetta un fiol con Paganini, e le mande dritta colonne, no, perché? Vieni qua qui, vabbè. E va bene, allora accompagna la Catarina, so sì, con le lille che le un po' sopra il plafu e quindi può venire con me. Ecco, va dietro solo che svestisce, va? Ma papà! E tornate per qui e basta! Mi mancherò! Niente. Ma che costa in stancazione? Hai ragione, papà. E scusami. Sebbene io non abbia alcuna colpa di quello che è successo. No, nessuno ha le colpe. Le colpe, semmai, le nostre, che andavamo mica a darti il permesso di farle meglio. Lui adesso mi fa piacere che te su io sviete alla corda. Ma io non ne ho colpa. Aria. Mi è voluto che ogni tanto quel fantasma viene qui a far villeggiatura, sai? In Cuba Gannini, ma ascoltare che viene a Garibaldi e che ripete lo sbarco dei mille. Calè! Thank you.
mio Dio, ma che pasticcio ho combinato! Ecco, e previtami è dietro, ti va subito con tosia del professore! Ma ci devo proprio andare da Ma poco. Sicuro e subito! E va bene! Oh, povera mia, guarda cosa mi ha detto! Ah, signor Braga, via! Si calmi! Vedrà che districheremo la matassa! Purtroppo a scarbugliar la matassa chi penserà a me fiola? L'han farà d'interno no. Che sarà la gioia della famiglia. Sì, è da chiamare bebè come chiamano me in casa mia. Ma lui è proprio un bel bebè. Oh. Quello nascendo accomoderà tutto. De saltista giù secondo le regole giuste. Non ne sa mica, ne sa mica cosa mi sono sentiti dentro quando io ho saputo che... A ne vuol mica sapere cosa che rabbia, dolore, legormi, veleno. Avon che tu ti intumpice che gli ho mancato la terra e dezzata i piedi e la vista finire anche la sua ultima illusione e arresta con una cugnata a sinistrada, una fiola in col stetli e una moglie a clampisetor che è il milione. Lei aveva svole a serdi intorno a lampedi, me tanti parpai. E se costa un bestismiga un bel giorno, tanto grande andare per strada, con un putin che quanta gente le mi mandarà, e chi è il fiolo? Mi è toccato a dire, dei fiol paganini. Allora, e mi guarderanno con un'aria di sufficienza e diranno, povera, è il benegge, oppure le arteriosclerosi, oppure le arcolise. Ma che cosa il mappolinello con il so, seduti spiritici, no? No, la vuoi compagna me merita la mica. La Caterina è quasi pronta. Coraggio, vecchio, coraggio. E pensa che se il fus de voi, il fiole Paganini, potrei spintare un gran sole d'or, beh. E guadagnarti, sa che milione! Il vedere il figlio! Vado a vedere se la Garibalda le è pronta, Gigi. E vi, cosa vi serve? Con le lili l'unico pensiero. I milioni, la lei è vede da parte di fine in tibigon d'arrugno. Ma c'è animo, signor Braga, se ha bisogno di noi, siamo di là. Sì, e il fantasma gli ha lasciato in doiena, almeno finché lui è chi. Va bene, non si preoccupi, le do la mia parola. E intesi, eh? Senz'altro. Se adesso a me parla Rosò è giorno da comunione. È stata la Rosina. Le dice sì che bisogna tenersi in su. E siccome chi inclacca chi manda le petenze e capire niente, tocca andare in circa per piazza Garibaldi il giorno di elezione. Povera ignorante. Anzi mica abbastanza ridicole con la faccia di che ti risciati e chi tu pelichi per mi rasi la lupa di fantese tes che no signore te ci vuol su di vestire anche da maschio. Mo a te nascondo, va. Ah, eccoci. E per Arlecchino, Andiamo, va. Arlecchino, servitore di due padroni. E ti dè Garibaldi a sta amico, beh, che era, aver vergogna, e capì? Perché in così capite lì? Sì, è no. E anche ti, Caterina, quanto c'è da tanta fila sì, del sì. Professor, perché sei pochi mettiti. Accogli anche lui, anche lui che la guarisce. Sì, chissà. Vengo marmante che subito sì. Arrivo su quello. Fasta le fate. E tu a cosa penso? A comprare un violino.
No, niente, capirà, tu ben pensare a Copegno. Son temi. È una cosa da fare incaponare la pelle, da pensare al fior d'un fantasma. Ma tutti i giorni starà il mondo d'inverno, una nuova che resta con la bocca aperta. Eccola. Gigi. E vot vedo che ti dato che quel tan bel caval è il fiol del fantasma d'un stello? Ma che parca ne spotri spigadea? Allora dici la fiola d'un fantasma in cretini con le meningite. Voilà che è un gran bruscarato. Si ruso come se ti avessi dormito un peion pien di spine. E invece? E chi che desa? E va, vado a te da chi sarà. Io voglio che sia il fantasma. Ma sta mica dirci o casi che mi deguà mica, No, che io fatto apposta. Sì. Magari. Ma ne capisco, le macchie, è troppo buono. Ma dai, tu hai paura, dai, che smette Luca il ciappa paura. Quindi fa, mi fa mica la paura. Che ridon, eh! Che ridon, eh! Capire? Ma questa, vedi che la sciocca a letto! Siamo che sono tutti da dentro! Mica di stupere! Ma fatti, soccatina, che viene, che seconda, che seconda! E che sciocca a letto! Buongiorno, buongiorno, sono Gigi! Avanti! Al bisogno. Sì, ex era giù mandare a sagare il tempo e portare a me vedere la villetta con la carrozza. La morte, povera. Soltanto tra pensare ai cose. La madre le si è posta da non mi buone cliente. E quando con colla? Mattina deso, va bene? Ah, sarò puntuale che me la cambiare. Allora mia salute. Perché vuole andare via subito, guardiana? Ma che sperma fa to ciatri con noi, Ettor? Io, certo che to ciatri andia a fare spumblontera con nostre fiole, ma. Ma vedi, le dovuto andare fuori a mamma intensa. Oh, ma come andate a sosia, sai? Perché dite in confidenza? La vacante che Moscò che gira un detorno. Irin, in fin da che la tormenta. Eccola. Mi parne. Certo che mi sarà un parti un po' scadente, so fiola. Ebbene, ma ho deciso. Ma chi ha mai detto una cosa compagna? Di me. Si fa sistettiva e mettere in giro di ciacere. Ma cos'è di numero? Oh, prova a ben dirmi, anzi. Lui le sempre il partito ideale dei nostri sogni. E che sta che tranquillo, che nonostante che ne si può visto, lui è l'unico che sia restato ancora di più. Quella sciupiana. Sì, che guarda, mica il forgiore. Insomma, quando è la perla blu, le trovi in parole più dolci che si possa immaginare. E salve le ciave. E spudorata. Candita del mio cuore. Dolcezza dei miei sospiri. Andisle mica anche perché c'è un neso, un imbecille, un crete. Ebbene, ma così, insomma. Ma perché dovresti dire che scusa? Perché nonostante tutto mi breva ben bombe. Come sarebbe dire è breve? Cosa capite? De farle scordarsi tutti in una volta. Se proprio la vuol sapere, dirò che proprio 10 minuti fa l'ho vista con sosia. E dirò anche che un poco più a dre. A guerra l'intenzione per merda, ma quando io ho visto in sosia la accompagnava e mi svanì tutti gli illusioni. E cosa vuol dire? Che son Fiola, quell'angelo di virtù che a sentirla lei l'ambola che si be, l'andava da nostetri. E al suo ben me cosa si va a fare da nostetri? Oh, noi altri doni, da nostetri, a che va a far cosa? Per giugare a tombole. Ecco, a bella che non sa più cosa dire adesso. E mi mamlu che la cardeva una ragazza seria. No, un momento pianti il cuore. L'ultime fiole e ne pur che parlerò bene. Prima sì. E anche adesso.
E sentismi che state mesa, Paganini. Che Paganini? Nicolino, Nicolò, col violino. Cos'è che il colpo? La colpa le sova. Ma se pure un secco clemò. E cos'è che entra? Il suo fantasma sgirondlanti parca alla combina di sovi. Cosa? Sì. A voi mi spiegherà a far piacere che mingo capito più niente. Dunque, non è tan facile. Dunque, il fluido medianico attraverso la lanterna magica ha messo in moto il fluido sensorio. Sì. Allora è di nuovo il lucido con il traslucido che con una buona suonatina che se la fa la mise insieme al stomaco di nostra fiole la suonatina. Basta, basta, ho l'ulemato e me lo fa diventare mattino. Mi perdici un sacco di cielo. E lei la ciava cielo. Sì, tutta fa pensare che la Garibaldi... La Garibaldi è un fio e con chi gliela l'ha avuto? Con Paganini, no, con Paganini. Che baraonza. Vu, ascende da me tutto. Caletto che c'è. A credo che mi sia un galantron che abbia le teste insieme al cuore. Mi lo sempre stimè un galantron. E penso che possa dire un po' sì? Ma, soia! Che mi crede, Carletto? La colpa lì, Paganini! E dai, e pizza! E lì si andò mica! No! E lui che ha partito il professore? Sì! Va, professore! Ernesto, ti distino questo. Ernestino! Ernestino, per favore, professore! Venghino, per favore! Adesso... Adesso, il lucido. Hanno bisogno di me? Sì, professore, sì. Ti dico loro, senza tanti furbi, col giovane Pis. E chi è l'alberto del fiole alla Garibaldi? Paganini. Il grande Niccolò Paganini. Senti? Basta, basta, andiamo dal manicomio, perché meglio bene non basta. Mi sono stufato e sono stato in giro. E ne crede mica, ne crede. Ho da voce, ne crede mica. Ma che insomma, non sapri te. Io lo dico lei, professore. Niccolò Paganini. Ma sì, Niccolò Paganini, durante la seduta. Sì, è vero. E partiamo, nel misura che ti... Sì, perché c'è il fantasma di Paganini attraverso il fluido. Sì, e capisco mica perché voi non voglio sentire. Allora, che cosa me ne dite? Allora, ci dite. E allora, va? Allora, cosa te ne dite? Al son mica Paganini! Garibaldi! 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 Garibaldi, su, su! Ma insomma, spolse vero? La Garibaldi è l'nemica, mamma! Da voi? Che signora, brigata! Mamma, invece, son me! Che lavoro! È mai possibile? Madonna santa, ma che lavoro! Allora? Il fantasma? Lo svegliai in diris! Povo Paganini e ci resta preghiere! Allora, a voi dire come ti ha fatto a combinare tutte queste pastiche? Non ho fatto niente, l'ha fatto più. Brutti ricchetti un plinio di... E mica lo sei inforcato un coio. E siete stati tutti in tumpiccia? Quando è da cominciare questa bella storia? Per San Giuseppe, il giorno delle fere, e mi portava a tribare co. L'era tan gentile e cortese con mica giornate lì. Ah, sì? Sì. E
ma compre le soufflene, poi ma compre le vele che piene di lente con dentro un mero. Le rotonde che ne avevo io di un mero! Le rampesca il servacoli. Ti guardi. Signore, anche mi con me voi. Sì. Non so che non sono mica belle, che non sono mie perle vere, ma poi finisci in passato una perla coltivata, Sì, il nem l'onere. Sì, se mi mise per l'amore. L'ulme chiamava Biancaneve e mi chiamava Cucciolo. Ma che bella blessa di! Ma capisco che adesso ti dovrò sposare. Magari che siete male. E bisognava vedersi al volo. Tocca la benedita, ne vede l'ora. E poi mi con le mie dote per le fronte dei 25 anni. L'ora fatto il clarini. Io sono qui per fare pezzo. E poi groter. Rucca lusto che te è. Ma va accanto! E fai di bei lavori! Ma va accanto, dice l'axe! Perché ti ha te rovinati là! Rovinata? Sì! Ma mi sa che sia tutto in trega! Con la giunta anche! E vuol dire che la casa aveva un fiore, no? E beh, mi la sposo? Ah, oh, però è subito anche! Oh, scapisa! A me l'ora, a me! Che belle giornate la sarà! Pensa che la colomba la mi ha promesso che fa una bella torta di marmellata che fa il secolo in pietà. Ah, poi le buone bombine, le buone! E poi setta con i risparmi anche le mie dote. Ah, sì? E chi va? Allora, si canasciò! Va. Va, Peter. Costi in il boccoli che mi ha lasciato mia nonna Matilde. Ah, sì? Sì. Oro 24 caratteri, così ti decina il mezzo, guarda! Ah, è un bel bombino, eh? E tu trovi che le due tancatome, beh? Te, ma non pensare mica che mi va in giro con i bocchi, eh? No, ma quella roba anche a partire, verde. Costele le sfile a mezzaluna del mio povero papà. Sì, costele il sorlone. E costele le socche di nenne, guarda, e tutto. Va bene. E costa l'anel del mio primo. Ma la vuoi mica, vai mica la roba di netrome? Che? Ma son gelo, mamola. Le gelos, come ti dora, come puoi vengare, non te portove, le rotondore. No, quella non è dei miei. I costi sono i cantanti. Contanti, sti scontanti. No, cantanti, perché quante nemiche, va via le voi cantare. Bravo Caterina, cos'è che ne è venuto al mondo? 950.000, tutti i risparmi della mia vita. Oh, là, voi hai a metà ma frutta? Beh, mia frutta non mi interessa mica, perché mi piacciono i bruni siropelli. Ciao, grazie. Va bene. Allora siamo a posto, eh? Sì. Sicuro, gli dico che siamo a posto. Meno male che costa lì bella messa a posto. Ti senti a Biancaneva? A voi che intanto siamo a Grea, andiamo da Don Fugasso, lì c'è il prete Fugasso, insomma da Don Fugasso, il prete a mettere da conto, come fa la cerimonia. Ma sicuro? Sì, andiamo subito. Intanto che si tre, ti danno so quanto indizio tu che ne bisogna. Ah? Sì. Allora Biancaneva, andiamo? Vieni, Cucciolo, vieni, Via Biancaneva. Allora, guarda, andiamo da dove? Sì. Va, sei. Va, dai. Cucciolo, adesso scambiamo, compriamo una dota nuova, compriamo. E anche
che costa le fate, adesso pensiamo al fiolo e pagano. Che bagai da quest'amè? Insomma, col casavaiano tra vostra fiola prima che arrivi Spaganini. A Calletto? Ah? Calletto, sì. Sì, al deserto. Ma chi è che me l'ha detto? Beh, lo mando a cercarmi, dai, sì, dentro. Carlino! Carmela detta che ti dica non aspetta! Mi ha guarda Don Fugasa! Ma sì, ma guarda Don Fugasa, va! Buongiorno! Buongiorno, Carletto! Che bene avanti! Dopo quel che è successo al son giurato, metto me i pui pecchi dentro! A sognù soltanto per rispettare! Se ha bisogno di me, che dica pur che mi nascondo! Se vuol piacere parlare un po' con Sottosa e mi fa un piacere, perché è voi mica i coi, gli impinetti sura, i venne a sapere in me. Oh, ma con io ormai mi perdo i fini putini. E chi è che le sa? Ormai tutte le ammazzate. Oh, adesso mi so che le esagera. Ah, esagera? Sì. Col bigor di chi? E le hanno pubblicate infine insieme al giornale. Ah, sì? Ecco chi, che le sa chi? No, che le sa l'omingo, mi piace anche a cammino. Ma che anni fa te sapete? A per Baccone c'era la mesa a momenti in indiguna grossa. Col professor Menapot l'era fa girare la ciaccia per farlo sedlare clan e chi fa spesi nel suo fiore tutta la famiglia. Per il figlio di un professor di slevere questa luce a branca la frusta che ha tan frusta del culo che fa il divarnico che ha da star trimessi in sacetro. Che le siamo qui? No, con le salute che mi... come piace. Una sensazionale rivelazione dell'occultismo. Per via medianica un fantasma genera un figlio con una medium concittadina. Hai capito cosa che no? Sì. E l'articolo che spiega è far fine par sent tutta ste sporca faccenda. Col nome e cognome di figlio. No, i cammi soltanto gli insieme. Meno male. Ah, par mille distese. E che ne creda mica che mia sia tanto ignorante da credere in ti fantesimo e in ti rivelazioni spiritiche. Il fantesimo e il fantesimo, si ghen i ghen, e basta. Ma quanta per di più, a voi di marcion vin, mica l'ombra Paganini. Carletto, è il famel, è il famel, pensa Alexi. Moco, a credo anche a lui che Paganini possa girare chi par cane gira Pligno al poste, mo che ne sta che mica farò un grido a far piacere. Che gente, lui sa che mi... Ah, sono sempre stato un uomo con le teste a poste e che le sempre stato contrari e chi bagolone... Le parcosti che mi meravigliano in parla d'essa. Che non se continuare. Che dica pure. A voi spiegare che anche me, in principio, le pareva una balla madornella. Ma dopo, pensando ora a quel che successe, e comincia a capire che sote, quella vera e che? Ah, sono contento, ah. Sai cosa l'ha detto il dottore a me fiole? Che non è mica mamma. Eppure la sentiva tutti di sturo che sente il donno in col stetlì. E sai invece chi aspetta un putin? La Catarina? Me cognata? No! La Acretelina! E le venti il problema. La Catarina è incinta e la sta benone. Mettiole invece che il nemico le sente tutti di sturo che sto preso invece sentire la Catarina, insomma, mela, che mi spiega un po' lui. Ma mi sono mica una levatrice, però potresti cercare di capire un po'. È vero che anche lui pensa, menafò, e lasciamo sdoppiamento, che sarisme dire che di Dodoni buona la petisse e cletra la partorisse. La Catarina la magica stessa. Al professore invece il disco e Pligno materializzava Paganini, che sarebbe dire che lavorava per procura e che trasmetteva l'impulso amatore. Che baraonda! Finca la voglia, però sotto, se il pensa, al vedrà che un po' logica la ghe. Sono contento. Eh sì, perché se Pligno
Che conosce clacatique tre parque tre, le visse gizzo spontanea volontà. Impossibile che le visse sbaglia porta, no? Mi dice perché mi, che chi dentro non è mai stato, stiro un gran parcante al corpo primio, la sbaglia usi e chi in dette mese le stende la Caterina niente. Robe che soltanto in tel mondo di fantasma i può non succedo. Cosa ne dice? Che me che spaga visitare alla svelta, perché costa le arterie sclerosi galoppante che la vai in 200 all'ora, a Galdiglì. Ah sì? Sì, beh, allora ste bu, che ne spiega lui, che mica mica l'arterio sclerosi. La spiegazione le buone sono. Sì, la Garibaldi. Signor Braga, signor Braga, qui si passa di successo in successo, di trionfo in trionfo. Il caso è stupefacente, mirabolante, la stampa vuole impossessarsene. Ecco qui, signor Braga, il quarto potere assetato di notizie. Ah, allora è lei che ha scritto questo indecente servizio, eh? È un servizio che ha incuriosito i lettori fino al parossismo. Vede, il pubblico vuole casi sconvolgenti, ed eccone uno, e noi lo sfruttiamo. E se invece non si trattasse che di un caso naturalissimo, cosa dici? Beh, allora si sprona la fantasia e si crea l'alone di mistero, di paura. Ah, oh, ma qui non occorre, vi è materia iosa. Dov'è la signorina Caterina? Le è andata col pre, dal pre con Plinio. Con Plinio? Sì. Ma quelli non è più Plinio, sì. Ma la materializzazione di Niccolò Paganini. Come vuol dire? Lei sposa Plinio, ma nel subconsciente si unisce con il grande violinista. E forse un giorno Plinio, senza volerlo, afferrerà il violino e suonerà. Sì, al campanin prima di andare in casa. Ed il figlio che nascerà sarà certamente un genio della musica. Al centi Carletto, un genio della musica è il più Plinio e la Catarena. A regole briscole dovrei saltare fuori in incurie malmature. Ma non è ancora convinto, signor Braga, che il fatto nuovo della maternità della signorina Caterina rende la rivelazione ancora più sconvolgente? Ma non capisce che ci troviamo di fronte ad un fenomeno unico al mondo di reintegrazione traslucida del trapassato attraverso un essere operante a comando medianico con immedesimazione del vivente terreno nello spirito del grande Niccolò Paganini? Che dirà il piede? Lei è forse lo zio del figlio di Plinio? A me non mi accredo. No! E allora no! Il nipote Paganini! E con lei sormeteria anche vero che nel mucca che ha cent'anni! La casa sarà tutta una musica, perché attorno al neonato alleggerà l'armonia, la sinfonia! Allora posso vendere la radio! E sa chi creerà l'armonia? Sì, al più tempo, Bren, quando spunterà il primo in te! Ma no! Allora no, un monimbec mica buona con Clompi. L'armonia sarà di Paganini. Il nome dei Braga, caro signor Luigi, si congiunge così con quello del grande violinista. Sì, idealmente, si intende? Sì, sì. Io credo che sia ora di piangere. Sì, Paganini Braga. Perché questa è una stupida commedia. Signore, la prego. Oh, no. Lo compatisco. Egli nulla conosce dei misteri dell'occulto. Io voglio soltanto dire che non è giusto prendersi gioco dell'ingenuità di questo povero vecchio. Oh, un momento, calma. Il signor Braga non è un ingenuo. Genovese. Ma un convertito e un adepto. Parmigiano. Ed io lo accolgo fra i miei fedeli discepoli dell'occultismo. Abracadabra! Eccoli qua, infortunati coniugi medianici! Cosa dai, il numero dell'occhio? Sei contento, vero, Niccolò? Ma che Niccolò? Mio Cattinio! Ah, oh, tu lo credi, ma non è! E cosa volete sapere, frutemi? Però sarei un bel nappati, Niccolò! Vede l'operato della forza medianica? Per lei Plinio è Niccolò! Sorprendente, veramente sorprendente! Scommetto che vicino alla tua futura sposa
senti la musica alleggiare attorno a te. Se è vero! Cosa le dicevo? Cioè, questi pochi, intanto che ne veni in sa, io mi ha visto che suonava il violino alla strada, mi accadeva! Certo che poveretto suonava come il podere, e non era mica Paganini! Paganini! Ma dicono a me? Ma tutt'altro! È la forza misteriosa! Ora venite qui vicino a me che facciamo una bella fotografia! Mi raccomando, una bella fotografia! Vedete qui sul divano, ecco qui! La capilla palpentata di ritardo agitati! Mi accadeva! Cosa succede qui dentro? Tanto ne facciamo una anche al signor Braga! Mi raccomando, state fermi, Fermi! Noi siamo pronti! Perfetto! Mi raccomando... Caldiga! A metà anni ci maggiore, l'aspettavani! Sì, ma posso tirare il capetto? No, su, Nicolò! Nel caldo allenamento! Fermi e sorridete! Sì, pronti? Caldeva! Sì, Trattatevi i pupini, tancatrini! Su, Nicolò, su! Ecco, e fra pochi giorni tutto il mondo guarderà stupefatto! Adesso basta davvero! Aria tutti e finiamola con questa buffonata! Vado, no. Me ne vado! Fermati, Carletto, perché tu più di tutti devi starmi a sentire! Mino, bene vuva! Ed io più di te! E chi è la colpa? Sua! Come? Cosa è dentro la Rosi? Nuova! Sta attenti che Paganini che buffetti a dire anche cose! Non tutte che donne traballa! Madonna, verità, soltanto la verità! E tu lo sai che sono sempre stata onesta e sincera con te! Una volta! Anche adesso! Allora sentima Melende da sta storia! Mia madre, magari per farmi del bene, voleva che sposassi a tutti i costi quel damerino di Mostardi, ma solo per i suoi soldi e niente altro! E si era fatto un'idea fissa, non c'era niente da fare. E da allora io, per vivere un po' in pace, ho dovuto darne ascolto. Ma il mio cuore era sempre con te, credimi, Carletto. Allora perché me le dica fa capire? Ma come potevo fare? Mi sorvegliava notte e giorno come un prigioniero. Contava persino i passi che facevo. È vero o non è vero, papà? Diglielo anche tu. Ma c'è mica che anche mi far poter stare un po' tranquillo. E sono andato a dormire in castagna con Icaro. E da allora io, per liberarmi, ho inventato la famosa storia che stavo per diventare madre. E così ho pensato, sarà finita con quel Mostardi. Mamma, scusami, ma dovevo pur dirlo di chi era la colpa, no? E così, per guadagnare tempo, ci ho messo un po' di mistero. Quel signore qui ci ha aggiunto il resto. E così è saltata fuori la storia del figlio del fantasma. Ma io, Carletto, ti sono sempre stata fedele, col cuore e con l'anima. Che macello! La scienza occulta torna a lupinare. Con le donne sono tutti impostori, non c'è mai da fidarsi con loro, ecco! Hai capito? Adesso mi credi sì o no? Sì, e credo. A te mica pensai anche a te che come tuo padre mi abbia creduto la storia di Paganini. Ma davvero papà ci hai creduto? Oh, corretti con tutto quello che lei, anche col professor lì, e gli aveva finito di stupidirmi anche a me. Ma allora è stato tutto un blef. E per? Una solenne buggeratura che questo scienziato da quattro soldi ha dato da bere anche alla stampa. Ah, mi scusino signori, ma io non ho che la colpa di aver creduto per un po' alle utopie di questo mago da strapazzo. Si vergogni! Sì. Mi scusino di nuovo e arrivederci. Sì. Cantiga giornalaio! Sì. La fotografia è da fare stessa, È un vero che il giornalista l'abbia per leggera. Lo compatisco. Egli nulla conosce dei misteri dell'occulto. Mi però comincia a conoscerlo. E sa cosa vuol dire? Più un turlulù. Turlulù? Sì. E se ne sa mica cosa vuol dire, dirò che è anche un babalà. Signor Clark! Sì, e camisa. L'uno è vocolico con le scuse a scomodare i fantasmi. Appena metto la zizagna in tilfamì. Quindi, caro il mio professore dei miei stivali, che dubbia su baracche pure a te e che ne spaga mai più vedo.
né da vi, né da mo. Va bene, me ne vado. Ciao. No. Lei. Ma si ricordi che un mago della mia portata avrà modo di vendicarsi, magari inviandole nelle notti in sogno uno spettro a tormentarle. Sì. È Paolo Leodi. Io l'ho mai visto a sera. Sì, cari miei. E mi sono cambiato. Tengo vita nuova. Paganini passò nella marcia della riscossa. Oh, a chi ne piace proprio? Sì. Prima si era qui, mi un po' incultavare. Ma adesso che ho sentito ciò che è successo. È diva che si lica per la statua e la Madonna di Sant'Olore. E visto cosa ti combina con tutti i tomeni di grandezza, coi cum, e meno male che è stato messo un fantasma, che se li ravonde un povero nuoto, tengo accorto. Chi ti manda in sta cacchia son mi, e guai in ti se tre bocche. Oh, lei! Ti manda in la stalla a dormire con i caramba. No, adesso basta, papà, calmati. Sì. È inutile tirarla tanto per le lunghe, cercate di fare pace e di vivere in buona armonia su. Ma mica se porto il superto, Fedo. Bene, ma se portate qui una ruscarola. Beh, adesso cercherò di essere meno scrusa. Su che mi? Sì. Fedo, l'amore della Catarina con Plinio, la Garibalda con Carletto, gli hanno portato una cosa nuova in canostra. E me un odore di primavera. E insomma, anche il me corvi, nel suo mica, il me batte più forte, eccola. E la tua età ne può l'esor che cardiopalma. Dile che pisme niente. Beh, Rosina, da contarsi non mi incazzò a me? Ma quanta me ci sta dentro? Oh, la... Ma qui quanta d'ora che c'è da? Oh, basta, papà, calma. Oggi deve essere una giornata di festa per tutti. Vuoi rovinarlo con una scenata? Ha già ragione che la mia ragazza, in cui la tua festa con la Carletto e con la Caterina e il Plinio, e mi par caro bello che sono mica incontra e che la mia passione, adesso batte che era il cavallo e andiamo tutti in piazza a trovare il sorbello. Oh. Yeah, bello. Bravo papà, così col caldo ti passa la rabbia tua. Ecco, tipo... sentito cucciolino, andiamo tutti in piazza a sbarrecare il sorbello. Bravo Biancaneva, a ci sta mazzatoga il canuetta, eh? Figlio. Vatte per il destriero, va subito. E noi intanto andiamo a prepararci. Sì, sì, cosa di? Guarda, il destriero. E chi era il destriero? È il cavallo. Dimmi che di Istra sono la stessa scala. Mi sono passato il mica Icaro. È il destriero. Icaro? Sì. È il destriero. Poi è il cognome? È il cognome. Ma io la sua che se mi sbaga. Em tot con ti. Ma sogno mica voi che non capisce niente. Beh, in parole che scappano fuori dalla bocca così, senza avrea. Allora, meno male. Sì, costa chi bello che una bella scusa, che scusa sempre la tua lingua una volta. Perché io capì che ti sgevraggio in tutto e per tutto. Lo dico proprio da te? Sì. Sì, e che sempre avuto ragione ti. E mi ti mando scusa. A chi deve vincere?
Potesse dirti scorexi, al puliso che andrà a morire, quindi beh. Beh, dimmi su, chi c'ha il dottore, il brito, il beccamore? A qualche calla calossi e va subito a te. A te sempre voi a scarser. No, sono pentita, eccola. Oh, costa, sì che spolcebella, il miracolo di Paganini. No, perché? No. Lei è il tuo miracolo. Sono un fantasma, ma ancora di te. Ah, ma te da dire che non si mai stai me te. Sì, insomma, mi sento un certo... Non so che prima è in clave mica. E mo svede, eh? E svede. Si vede? Sì, sì, prima te lì mogio, mogio, mole. Me volca rinuncia tutto, ecco. Claro, invece è mio che c'era una carogna. Beh, proprio sì, no, ma una donna che ha bisogno di cacciare il suo marito un pugno ferro. E io avevo perso il rispetto per te. Ma mi cardava adesso a te, guarda qui. E perché sono speranze? Ma cosa dici? No, va bene, perché guarda. Guarda, mette il cuore in peso, perché prima di voltare il penus, mia, voi vedo al fiole, alla Catarina, e lei che spera la ribalta. Ah, ma ti vedrai sicura, anzi, ai a vedremo. Sì, perché ti tizi ancora in gamba, ma che mi, insomma... In cosa mi sento un certo che... E ho capito, sì. Come negare i fantasmi dell'amore? Proprio, vecchera, proprio, perché ti, tu ti, una volta ti pinta il mio Gigi a 20 anni. Canetelo! Insomma, mi vede così, Gigi, se mi vede così, vuole vero che il catarato. Esame. E se mi dubbi invece, non è vero mica. Oh no, vecchera, io ne ricordo che ritorno. Sì. E noi etero siamo bella pianta primavera quando torna per il fondo. Ah sì? Un sì. Miracolo dell'Italia 61, allora. Sì, ah, sì, vecchera, sì. 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 Gigi, dammi un beso. Un beso? E un ordine o una grazia che mi chiedi? Non è una grazia che ti mando. Allora, grazia concessa. Ancora che? Rosmina. Dai. No, ma Rosmina, lo sai te! Sì, che è vero. No, Rosmina. No, Rosmina. No, Rosmina. No, Rosmina. Ma figa, me fa dallo sciume! L'hanno capito quelle parole. Gigi? Gigi? Paganini, Paganini, siete si fa un piacere, correti e venga a dar la mano.